La tradizione si rinnova, siamo a Faggiano per la 28ª edizione del Presepe Vivente, una iniziativa che è davvero unica nel suo genere, un presepe vivente che è tra i più grandi del Mezzogiorno d'Italia, una iniziativa voluta, organizzata dall'Associazione per le Tradizioni Popolari di Faggiano, con appunto la collaborazione, con il patrocinio dell'amministrazione comunale di Faggiano. Stiamo registrando oggi 4 gennaio, un giorno importante perché qui a visitare il presepe, dopo una cerimonia religiosa, varie autorità ecclesiali e civili, proprio per rendere omaggio alla nascita di Gesù Bambino. Un evento, un presepe vivente che ovviamente attiene alla religiosità, alla fede, alla tradizione religiosa appunto, ma è anche un momento importante, un modo, uno strumento per promuovere il territorio. Ecco che tradizione e cultura si fondono con il messaggio religioso e questo oggi ci sono appunto anche rappresentanti istituzionali della Basilicata, di Matera e di comuni della regione Puglia. Beh, tante le postazioni, gli antichi mestieri, le massaie che cucinano, ecco, vedete. E allora una tradizione che si ripete, il calore della legna che arde appunto nel camino. Certo, nel forno pure, no? Abbiamo fatto i bomboloni oggi. A quei tempi non c'erano. Dobbiamo fare due puccette. Poi le puccette anche. La fiammella, ecco. Beh, da una casa all'altra, da una bottega all'altra, e siamo appunto in un'altra casa e vedete appunto la massaia che intenta a fare orecchiette, vedete anche pane, pucce e quant'altro, il forno appunto che attraverso la legna viva appunto poi cuoce appunto i vari prodotti, e il fascino degli oggetti antichi, vedete il braciere, chissà quanti bracieri abbiamo visto appunto in negozi di antiquariato, ora vediamo questi utensili, come dire, ritornare a nuova vita. Si rivivono gli antichi mestieri, ecco il cestaio. Allora, il cestaio di oggi è il cestaio. Questo è un mestiere il più vecchio al mondo. Vorremmo oggi vedere un po' se possiamo o se potessimo arrivare ai giovani per passare almeno la cesta. Ecco, perché questo significa passare la cesta ai giovani, significa che questo mestiere dovrebbe andare avanti ancora, cioè deve continuare, è vero? Verissimo. Niente, vogliamo solamente, io ho chiesto sempre, non so se per voi questa ripresa potrebbe aiutarci a fare un corso.
promuovere, dare voce a coloro che sono interessati per quanto riguarda ad aprire un corso, un laboratorio per fare imparare i bambini, i giovani. Lei, secondo lei, cosa è importantissimo? Noi pensiamo molte volte alla grande industria e perdiamo le nostre tradizioni, mestieri che scompaiono, perché questa è cultura. Le tradizioni vuol dire tradizione vuol dire cultura. Esatto. Cioè, questa è la cultura, è una cultura che non deve morire. Dicevo, il fascino degli antichi mestieri, la tradizione, la religiosità, la nascita di Gesù Bambino, ma anche i mestieri. Guardate qui, abbiamo uno scultore che sta appunto scolpendo una, vedete, un volto, appunto. Cosa sta rappresentando? Il volto di Gesù. Ecco, vedete che era di spalle, non si riusciva a vedere bene, guardate, la barba, i capelli lunghi. È una realizzazione in tema. Eh sì, sì, stando al presepe comunque tendiamo a rappresentare. Quanto tempo ci vuole per completare l'opera? Penso che il presepe prossimo lo possiamo finire, visto che manca solamente un giorno. Le massaie che intorno al camino o appunto sferruzzano le magliaie, ma anche, vedete, la pulizia, credo che stiano pulendo le fave, come si suol dire, e intanto, vedete, ardono i carboni, acceso il fuoco. Sì, ogni anno ci dilettiamo giusto per causa giustamente della... Si vive il fascino, ecco, fascino del Natale. Esatto, è proprio il fascino del Natale, si vive nelle famiglie e tutto. Grazie. Davvero la location è fantastica, vedete qui un ruscello con le acque che disegnano un laghetto, ovviamente artificiale, con tanto di barca. Veramente la natura si presta in queste rappresentazioni, in cui davvero la creatività, come dire, si fonde con la realtà, e il fascino delle luci calde che danno l'idea del Natale, e poi ovviamente la stella cometa che, come dire, disegna la rotta e ci porterà alla grotta di Betlemme. Un altro angolo davvero suggestivo è così la casa del pastore. Guardate, ci sono anche le caprette e lui in un giaciglio cerca di trovare il meritato riposo. Guardate le caprette, c'è anche appunto un piccolo capretto, e la forza, la bellezza della vita e della natura. Thank you.
e non manca davvero niente a questo presepe vivente, anche vedete la neve che cade copiosa, la neve è Natale, nasce Gesù bambino. Beh, il momento più suggestivo, più bello, siamo nella grotta di Betlemme. Guardate, lo dicevo prima, la natura sembra essersi divertita, tra virgolette, e aver creato una location adatta, proprio fatta su misura per accogliere qui in terra di Faggiano la riproduzione della Natività. San Giuseppe e la Madonna, gli angioletti, il bue e l'asinello, è una rappresentazione toccante, suggestiva, ci fa capire il mistero della fede, quella ricchezza spirituale che era presente in una grotta, il messaggio di Dio all'umanità. Il re dei re è nato nella miseria, è nato in una grotta. Ecco il messaggio che si dà alla terra, che si dà ai potenti, un messaggio che si ripete, che è valido da millenni. Questo è il significato profondo. E vedete, la rappresentazione qui è più che verisimile, dovrei dire proprio è identica al vero, passatemi questa espressione. Chi interpreta il ruolo di Maria, di Giuseppe, lo fa con un sentimento profondo di devozione naturale. E dopo aver lasciato la grotta, ecco altri antichi mestieri. Guardate appunto i ceramisti intenti a realizzare le loro opere. E di fronte a noi altri lavoratori che scolpiscono la pietra, realizzando appunto opere in pietra. Un'altra scoperta fantastica, l'Arrotino. E siamo ora nella locanda, lo dico con amore, con partecipazione, sono un appassionato di antiquariato e vedo lo scaldaletto, l'antico ferro da stiro, vedete la lampada, insomma sono tutte utensili che sanno di antico. E poi non dimenticatelo anche l'antico stricaturo, qui si lavavano, si strofinavano i panni. E davanti ad un altro specchio d'acqua,
notate il gioco davvero emozionante delle luci che si specchiano appunto su questo laghetto, questo piccolo lago, e ci sono le massaie intente a sfornare, a preparare a sfornare orecchiette e taralli, secondo l'antica tradizione. La riproduzione fedele di un mondo lontano, anche il pollaio. Il momento della celebrazione della liturgia eucaristica prima della visita appunto del presepe da parte delle autorità religiose e civili, un momento di grande partecipazione popolare, perché ripeto, il presepe non è solo un fatto esteriore folcloristico, ma rappresenta appunto quel senso, quel sentimento religioso presente nelle varie comunità di Puglia, una celebrazione eucaristica officiata dall'arcivescovo di Taranto, Sua Eccellenza Monsignor Filippo Santoro. L'arcivescovo di Taranto, Sua Eccellenza Filippo Santoro, il presepe vivente non solo come un fatto esteriore di folklore, ma come segno di profonda religiosità. Le condizioni in cui è nato Gesù Bambino, una grotta spoglia, è un messaggio, come dire, eterno per il genere umano. È un messaggio universale, un messaggio che dimostra che Dio, quando ha voluto fare qualcosa di grande, si è fatto piccolo, si è fatto vicino ai piccoli, ai poveri, alle persone sole, ma si è fatto vicino a ciascuno di noi proprio per darci serenità, pace, il suo conforto. L'importante nella nostra vita è con chi noi stiamo, con chi ci fa, chi è compagno del nostro cammino. Allora il presepe vivente è proprio la grande esperienza di una traduzione plastica della nascita del Figlio di Dio, per dire che Lui è venuto sulla terra e rimane insieme con noi. Un momento opportuno di fede, di cultura, di bella e viva tradizione popolare. Un messaggio di speranza innanzitutto per la città di Taranto. Sappiamo tutti il dramma ambientale e occupazionale che vive il capoluogo ionico. Certamente, il messaggio augurale per quest'anno è proprio quello che si passi dalle promesse e dalle parole ai fatti, perlomeno si dia un segno chiaro di un cambiamento di rotta, di questo abbiamo bisogno, per cui il mio augurio è che sia un anno veramente di cambiamento, di transizione, di trasformazione, e ce la possiamo fare. Eccellenza, le giungano i nostri più alti auguri in questa ricorrenza felicissima del decimo anno del suo inizio di ministero nella nostra bella diocesi di Taranto, nella nostra chiesa tarantina. Abbiamo avuto la gioia questa sera, ecco, di vivere di questa intimità di chiesa, e qui la sua bella presenza ci ha spezzato il dono della parola. Ricordo la trepidazione che vi era nel cuore di tutti noi sacerdoti e popolo santo di Dio 10 anni fa, quando ci preparavamo all'ingresso solenne che lei stava per compiere il giorno appunto 5 di gennaio. Non la conoscevamo, perché lei veniva da una terra lontana, che era stato missionario per tanti anni, ma il nostro cuore la accoglieva già con filiale amore. Lei ha saputo veramente insediarsi nel cuore di tutti noi, pian piano, con la sua paternità, il suo amore, la sua presenza, la sua attenzione alle nostre persone e alle chiese.
quando bene ha fatto in questi anni la nostra diocesi di Taranto, la nostra chiesa di Taranto, che aveva proprio bisogno di questo grande dono della sua figura di padre, di pastore, in un momento estremamente difficile che la provincia ionica ha attraversato e continua ancora in gran parte ad attraversare. Abbiamo intrapreso con lei il cammino di sinodalità da subito. Adesso lo viviamo in maniera ancora più intensa sulle indicazioni dateci dal nostro caro Papa Francesco, a cui vale il nostro anche amore, filiale affetto e nonché il ringraziamento per il dono che ha voluto fare a noi della sua persona. Noi, Eccellenza, le assicuriamo la nostra preghiera, ora che ne ha un po' più bisogno, visto anche il gravoso incarico che il Santo Padre da alcuni mesi le ha chiesto, ecco, di essere responsabile della realtà di CL. E quindi questo è un ulteriore dono per la nostra diocesi, per la stima, ecco, di cui lei gode da parte del Santo Padre, ma anche di tutti noi. Antonino Mungo, vice sindaco di Cassano allo Ionio. Il presepe come evento religioso che unisce le varie comunità di Puglia. Sì, noi comuni che rappresentiamo per Natale con la costruzione di un presepe vivente ci uniamo sotto questo simbolo proprio per uno scambio interistituzionale e per uno scambio culturale, oltre a promuovere uno scambio turistico fra i diversi comuni. Per noi questo simbolo è molto importante anche perché rappresenta, per noi le comunità che aderiscono a questo simbolo natalizio, rappresenta un popolo che accoglie, in quanto il Gesù Bambino nasce in clandestinità, si può dire, e nasce tra gli oppressi. Il dottor Angelo Zanzanella, presidente dell'Associazione per le Tradizioni Popolari di Faggiano, una 28esima edizione che è stata voluta con tutte le forze in un periodo, in una situazione emergenziale qual è quella del Covid, ma come dire, la tradizione come con il massimo rispetto delle normative ha trionfato, è un modo per ripartire. Sì, la 28esima edizione del Presepe Vivente che è saltata l'anno scorso per causa Covid, è un motivo effettivamente di ripartenza per una comunità intera, perché una tradizione così radicata nel nostro territorio non poteva non essere fatta malgrado le difficoltà, perché ce ne sono state, fino all'ultimo c'è stato sempre il dubbio se era una manifestazione che si potesse realizzare, però con le dovute precauzioni, con con il dovuto rispetto di tutte le norme anti-Covid, siamo riusciti ad allestire nuovamente l'area presepiale e renderla sempre straordinaria per il 25 del giorno di Natale, giorno di apertura. E inaspettatamente, vi dico, era un punto interrogativo la ripartenza quest'anno, perché i contagi che aumentavano lasciavano presagire una riduzione dei visitatori, sia perché molti stavano a casa, e sia perché la gente giustamente aveva paura di uscire. Però in queste quattro serate abbiamo registrato un numero crescente di visitatori. Questo per noi ha significato come il Natale qui a Faggiano viene vissuto in una maniera diversa. Pertanto noi operatori, quella presepe viene considerata la nostra casa di Natale, perché come sempre uniti in una convivialità familiare riusciamo con la passione, l'amore e la fede a rendere quel posto sempre più suggestivo e a rappresentare l'incarnazione di nostro Signore Gesù Cristo. Il nostro presepe vivente quest'anno raggiunge la sua 28esima edizione.
e grazie alla suggestività del luogo in cui è incastonato e all'impegno profuso da tutti i volontari, nel nostro presepe si respira l'aria di Betlemme. L'amministrazione comunale di Faggiano, come al solito, vicina alle tradizioni popolari e appunto al presepe vivente. Una 28esima edizione che si è realizzata appunto con il supporto vostro, della vostra appunto amministrazione. Siamo con Piera Fragnelli, che è il vice sindaco di Faggiano. Sì, buonasera. Il nostro presepe vivente, che è il fiore all'occhiello delle nostre manifestazioni culturali, quest'anno giunge alla sua 28esima edizione. E in questa giornata abbiamo anche voluto rinnovare i patti di amicizia che legano la nostra Faggiano, città del presepe vivente, già gemellata con Betlemme, con altri comuni che condividono con noi lo stesso amore per il presepe, ciascuno con le proprie peculiarità e le proprie bellezze dei propri territori. Crediamo nelle tradizioni popolari e che si tramandino alle nostre generazioni future. Maria Carone, sindaco di Oria. La Puglia è unita, ospite di Faggiano e del suo presepe vivente. Sì, uniti, perché in effetti abbiamo anche fatto un patto di amicizia ed è un momento davvero molto bello di condivisione di queste festività anche, ma soprattutto del discorso del presepe. Noi abbiamo fatto molti anni il presepe vivente, adesso per il problema Covid quest'anno abbiamo realizzato la via dei presepi, proprio per non perdere questa tradizione che è così bella e così significativa sia dal punto di vista religioso, umano, ma soprattutto religioso. E quindi farlo rivivere nei paesi, nei nostri paesi, vuol dire anche avvicinare la gente non solo alla Chiesa ma alla comunità stessa. E quindi questa vicinanza anche con Faggiano, che invece ha questo bell'importante e bellissimo presepe vivente, accresce la nostra amicizia tra paesi, che è una cosa molto importante, anche questa a mio parere, perché c'è non solo una condivisione ma anche uno scambio di esperienze, di progetti, e quindi questo fa crescere le comunità in simbiosi, in unione. Giuseppe Semeraro, operatore culturale, il presepe vivente di Faggiano, come tante altre manifestazioni che fondono l'aspetto religioso, quindi il sentimento di religiosità popolare, con la promozione del territorio. Ed è davvero bello vedere, unite le istituzioni con il mondo dell'associazionismo. Sì, quest'anno, come segno della ripartenza, il sindaco, con la collaborazione dell'Associazione Tradizioni Popolari, che realizza in realtà da 28 anni questo bellissimo e magico presepe, mi ha dato questo incarico di riconvocare le municipalità che in questi anni hanno sottoscritto un patto di amicizia con il comune di Faggiano e con il presepe vivente. E quindi quest'oggi stanno con noi Cassano e Oria, doveva esserci anche Matera e Pietralcina, che nel 2016-2017 sono stati partner di questo progetto, ma purtroppo la pandemia ha bloccato alcuni amministratori. Tra l'altro, proprio nel pomeriggio il sindaco di Matera mi ha chiamato e mi ha detto: guarda, ho una giunta dimezzata, quindi io sono fuori, non posso venire, però porti il saluto. È comunque vicino alla manifestazione. Ha dato il patrocinio, ha detto: porti il saluto della città di Matera a questo bellissimo evento, e augurandoci che, questo segno della ripartenza del presepe vivente possa dare una svolta, affinché nei prossimi mesi ci possiamo liberare definitivamente da queste varianti e possiamo ritornare almeno a una vita normale anche nell'associazionismo, anche nelle relazioni interistituzionali, anche nella promozione del territorio. Ci congediamo dal punto in cui eravamo partiti con l'augurio di rivederci per la 29esima edizione del presepe vivente di Faggiano. Dobbiamo dare atto, dobbiamo dare merito all'Associazione per le Tradizioni Popolari di Faggiano, all'amministrazione comunale, di aver voluto questa manifestazione nel più scrupoloso rispetto delle norme anti-Covid. È stato uno sforzo certamente significativo, ma ne è valsa la pena, perché il Natale vuol dire presepe, il Natale vuol dire tradizione e tradizioni.
Abbiamo avuto modo davvero di vivere una giornata indimenticabile, una giornata alla riscoperta del fascino di 2000 anni fa, il fascino degli antichi mestieri, per esempio. L'augurio per una 29esima edizione in cui davvero si possa tornare alla perfetta, all'assoluta e completa normalità e metterci per sempre alle spalle questo incubo della pandemia. Buon 2022 a tutti!